Allora, buongiorno Terza, siamo a Geografia. Oggi è mercoledì qualcosa di maggio, siamo in Cina, nel Celeste Impero, che non è più Celeste, è stato meno impero, forse Celeste sì, perché con la diminuzione dell'inquinamento, certamente l'impero è più celeste. Allora, la superficie è 9.572.000 km², è una repubblica popolare. Dopo che nel 1949 la sconfitta di Chiang Kai-shek, all'opera di Mao Zedong, la trasformò in un paese comunista, bandiera rossa con la stella al centro e 4, 1, 2, 3, 4 piccole stelle ai lati della stella più grande. La Cina ovviamente è uno dei paesi più grandi del mondo, dopo la Russia e il Canada è il terzo paese più vasto del pianeta, soprattutto dopo che ha inglobato il Tibet dopo la seconda. Negli anni 50, dopo la seconda guerra mondiale, nel vostro libro non so se c'è scritto, Mao è la Repubblica di Formosa, comuni agricole, comunque ci sarà scritto sicuramente, credo che la questione tibetana credo sia le minoranze. Nel 1950 la Cina invase il Tibet e quindi un anno dopo la presa del potere di Mao Zedong la Cina invase il Tibet che non aveva un esercito, considerate che la burocrazia tibetana, la struttura amministrativa è composta da monaci, quindi un esercito assolutamente impreparato, e di questo ovviamente ne era ben cosciente la Cina di Mao Zedong. L'occupazione del Tibet, quindi dopo l'occupazione del Tibet, certamente la Cina è diventata uno dei paesi più vasti del pianeta. Dal punto di vista climatico, si va dal nord, che è freddo e confina con la Russia e con la Mongolia, clima freddo al nord, fino al sud, che c'è la propagine monsonica, ci avviciniamo all'equatore. Qui distingue la Cina esterna occidentale, quella che poi in realtà in parte era il Tibet, e la Cina interna, quella più densamente popolata, perché il Tibet è un altipiano di circa 4.000 metri e quindi non ha parte monasteri, la popolazione tibetana, ma non è certo stato mai stato densamente popolato. A ovest, a nord-ovest, la depressione Dzungari, le catene montuose del Tian Shan, del Kunlun Shan, del Karakorum, sul quale svette la vetta del K2, 8611 metri di altezza. A nord si trovano i deserti Taklimakan e Gobi. Di altitudine, il Tibet è un vasto altipiano, il più vasto e elevato altipiano della Terra, su un'altezza media di 4.000 metri, 3-4-5.000 metri. Arido, freddo e quasi del tutto privo di vegetazione, per questo era rimasto non conquistato da nessuno, neanche dalle potenze coloniali inglesi, eccetera, che non erano particolarmente interessate al Tibet, delimitata a sud dall'Himalaya, al confine con ovviamente l'India, svetta la vetta dell'Everest, 8.848 metri, che è il monte più alto del pianeta. È chiamato dai tibetani Shomolungma, Dea madre della terra. E questo. Allora, il clima. Ovviamente la Cina interna, distinta dalla Cina settentrionale o meridionale, corrisponde al cuore dell'attività cinese, delle grandi pianure densamente popolate. A nord si trova la Manciuria, un territorio in parte collinare, dice il libro, in parte pianeggiante. Il bacino del Huangke, il fiume giallo, occupa la Cina settentrionale. Lo Dénhuang delimita da ovest a est un vasto altopiano e una pianura alluvionale caratterizzata da terreni molto fertili. L'Oes, che è una sorta di fango, come il limo, su per giù corrisponde al limo degli antichi egizi. Le pianure formate dal Chang Yang, il fiume azzurro, e dai suoi affluenti occupano la Cina meridionale. Questo spiega perché la Cina è stata popolata fin dall'età preistorica e, sebbene non sia proprio una mezzaluna fertile, ma nelle più antiche civiltà del pianeta si siano sviluppate all'incrocio dei grandi fiumi, il fiume giallo, il fiume azzurro in Cina, la valle dell'Indo, il Tigre, l'Eufrate e il Nilo. Il clima è continentale, nella Cina propriamente detta, è una parte più popolata, nelle aree settentrionali con forti escursioni climatiche,
Clima continentale vuol dire caldo d'estate e freddo d'inverno, quindi forte escursione termica tra l'estate e l'inverno, mentre è monsonico al sud, quindi più vicino all'equatore, dove abbiamo due grandi stagioni, la stagione pioggia e la stagione secca. Qui vi è una descrizione dei fiumi, ovviamente, il Xiangyang, il fiume azzurro è 5.800 km, il fiume più lungo del continente asiatico, ovviamente, i suoi affluenti formano la più vasta rete navigabile della Cina. Le navi più grandi risalgono per circa 1.400 km, fornisce acqua alle risaie, soprattutto dove si coltiva il riso, e sfocia nei pressi di Shanghai. Lo Huangke, fiume giallo, 4.845 km, attraversa un altopiano e deriva il suo nome dalla polvere gialla portata al deserto del Gobi. L'Amur, 4.416 metri, decimo fiume più lungo del mondo, costituisce lo storico confine settentrionale con la Russia. Lo Xiyang, 1.930 km, scorre nella parte meridionale del pianeta. Presso la sua voce si trova Guangzhou, o Canton, il più antico porto della Cina. Allora, Cina esterna si trova a ovest, poco popolata, montuosa e arida, compresa la zona del Tibet che è stata acquisita dalla Cina popolare negli anni 50. La Cina interna est è molto popolata, clima continentale, coltivazione di cuore della civiltà cinese, dove ovviamente c'è la città di Pechino e dove ovviamente è stato il cuore della civiltà cinese. Ora, mi fermerei anche qui e vi consiglierei di ripassare se si può. La storia della Cina è molto complessa, ovviamente. Vabbè, iniziamo la storia. Nel 221 a.C. la dinastia Qin unificò i regni con il mitico, non c'è scritto, il mitico imperatore Shang Di, imperatore giallo, nella cui tomba sono stati trovati migliaia di guerrieri di terracotta, che sono delle meraviglie dell'umanità, e quindi unifica la Cina dal periodo precedente, il periodo degli stati combattenti. Dinastia Qin, che Qin, da cui dal regno di Qin o Qin prenderà poi il nome tutto il paese della Cina, fu unificato sotto un unico grande impero. Nel 1200 fu conquistato dai mongoli Genghis Khan. L'imperatore giallo Shang Di aveva costruito, iniziato la costruzione della grande muraglia. Narra la leggenda che sotto il suo regno fu iniziata l'edificazione della grande muraglia e furono distrutti tutti i libri che precedenti la sua dinastia, per una sorta di riinizio della storia con lui. I mongoli mantennero il potere fino al 1300. Marco Polo, quando va in Cina, vi trova appunto Kublai Khan, che è un imperatore discendente di Genghis Khan, e quindi arriva nel momento in cui la Cina è dominata dai mongoli. Ora Marco Polo non so quanto si sia reso conto, sì, certamente conosceva la storia di Gengis Khan, ma è un momento in cui la Cina è dominata da una popolazione straniera, seppur vicina, ovviamente confinante. 1300, il XIV secolo, si afferma un movimento nazionalista che è dominato dalla dinastia Ming, dal quale poi seguì la dinastia Qing. Ovviamente le dinastie si sono susseguite fino al 1920 secolo, quando, come recita il film di Bertolucci, vi fu l'ultimo imperatore, poi con una parentesi repubblicana, poi la presa del potere di Mao Zedong, e quindi ovviamente è stato uno degli imperi più lunghi della storia dell'umanità, dal III secolo a.C., con parecchio, anche la dominazione mongola, comunque, parte della dominazione mongola e qualche altra cosa, comunque è stata probabilmente la forma di governo più stabile, una delle più stabili della Terra. I cinesi avevano un sistema amministrativo che qui chiamo i mandarini. I cinesi per la prima volta organizzano, già quando ce lo descrive Marco Polo, prima di tutto avevano già la carta stampata, che
che sostituiva le monete d'oro rispetto al Medioevo. I mandarini erano dei funzionari che governavano, soprattutto dopo l'unificazione della scena degli Shangdi, non fidandosi dei nobili, erano dei funzionari che tramite esami e concorsi pubblici basati sulla conoscenza delle opere, soprattutto di Confucio, di cui vedete una statua al tempio di Nanchino, che Confucio è considerato il massimo maestro filosofo insieme a Lao Tzu, insomma, in cui si articola alcuni dei principi base della cultura cinese rispetto dei genitori, degli antenati, della tradizione. Quindi su degli esami basati soprattutto sulla conoscenza dell'opera di Confucio venivano nominati questi funzionari con un sistema molto moderno, il sistema attuale degli esami, no? Quando vuole arrivare a una carriera pubblica deve fare un esame, persino per fare i professori alle medie dobbiamo fare degli esami, quindi figuriamoci peraltro, ma non è poi detto che insegnare sia una cosa inferiore, anzi, forse è una delle maggiori responsabilità che possiamo avere. Ma questa è un'altra storia. Quindi, dice, un elemento unificatore della cultura cinese fu il confucianesimo, dottrina nata dall'insegnamento del filosofo Confucio del 550-479 a.C., uno dei pochi autori che sopravvisse a Shangdi, l'imperatore giallo, che, cioè, al rogo di tutti i libri che aveva organizzato. Il sistema di valori confuciani sono ancora parte della tradizione cinese, nonostante la rivoluzione comunista e il culto, beh, il culto degli antenati, l'importanza della famiglia, il ruolo degli anziani rispetto dei superiori e delle gerarchie, che è ancora forse una delle forme di formalmente del popolo cinese. Non è stato detto, ma nei primi secoli dopo Cristo, da Cina, questo lo dico io, non dice il libro, naturalmente dà tutto per scontato, nei primi secoli dopo, tra i primi secoli e i primi secoli dopo Cristo, arrivano missionari buddisti dall'India, quindi la religione predominante in Cina è una forma di buddismo detto Mahayana. Mahayana vuol dire grande veicolo, comunque una forma di buddismo da cui alcune forme come il buddismo Zen, questo Zen è una parola cinese e giapponese, ma che è traduzione del cinese Shan e dell'indiano Dhyana, vabbè, vuol dire meditazione, che vuol dire niente, quindi il buddismo diventa per certi versi la religione più importante dell'impero cinese, sebbene con il taoismo e i culti tradizionali, anche perché il buddismo, che predicava un allontanamento dal mondo, quindi una rinuncia, eccetera, non coincideva molto con la mentalità cinese, che era molto fattiva, e quindi il fatto che uno non lavorasse per vivere non piaceva molto questa cosa agli imperatori. Il libro fa un salto pazzesco dall'impero alla rivoluzione, ovviamente saltiamo i millenni come se fossero torrenti di montagna. Ovviamente nel 1800, ma ricordiamo che nel 1600 i primi contatti tra, a parte Marco Polo, beh, io mi fermo qui perché in realtà alcune cose vanno dette, nel 1600 Matteo Ricci e alcuni gesuiti arrivano in Cina, in Giappone, e ovviamente per predicare il cristianesimo e il cattolicesimo dopo la riforma protestante, ma Matteo Ricci è il primo che riesce a accedere alla corte imperiale, e scriverà la prima grammatica cinese. Quindi dal 1600 poi i gesuiti italiani e spagnoli, i portoghesi, e poi ovviamente arrivano gli inglesi dopo aver inglobato l'India, che farà parte della corona britannica. La Cina non sarà inglobata nell'impero inglese, ma gli inglesi nel 1800 sconfiggeranno l'impero cinese, l'impero cinese, nella famosa guerra dell'oppio, che costrinse l'imperatore cinese a importare dentro il suo impero l'oppio, che è una droga, quindi E quindi in realtà la civiltà è un po' difficile stabilire, è un po' difficile dare ragione agli inglesi.
Avevano ragione perfettamente i cinesi che non volevano importare l'oppio. Qui dice che fino al XX secolo, al 1900, la Cina è rimasta uno stato di tipo feudale, le condizioni dei contadini corrispondevano a quelle del Medioevo, i grandi proprietari venivano sfruttati, uno stato di semischiavitù, vabbè, ovviamente l'impero, soprattutto anche dovuto all'immensa crisi economica, dovuta al fatto che gli occidentali si accaparravano le risorse migliori di tutto il sud-est asiatico, portò a una crisi e quindi a un inasprimento delle condizioni lavorative, soprattutto dei contadini che erano la classe più disagiata. I feudatari mandarini, perché i mandarini anche in Cina, da funzionario che diventò poi in parte ereditaria le cariche amministrative, anche se erano nate per concorso. Nel 1911 pose fine una rivoluzione popolare, pose fine appunto all'ultimo imperatore e nacque una repubblica. Però con vari, poi ci saranno prima e seconda guerra mondiale, l'occupazione da parte dei giapponesi, il tentativo di, i giapponesi durante la seconda guerra mondiale occupano la Corea e quindi si infiltrano in Cina, gli scontri soprattutto a Taiwan e Formosa che viene occupata dai giapponesi, la sconfitta dei giapponesi porterà poi allo scontro tra Chiang Kai-shek e Mao Zedong. Qui la fa molto semplice. Nel 1921 fu fondato il Partito Comunista Cinese su imitazione di quello russo, sovietico. Iniziò una lunga guerra civile poi tra Chiang Kai-shek e Mao Zedong, ma questa rivalità ovviamente viene sopita con l'occupazione giapponese, che è un altro a cui pensare. In quegli anni il Giappone invase la Manciuria e da lì attaccò la Cina, occupandola nel corso della seconda guerra mondiale, non tutta, ma la parte soprattutto costiera. Nel 1949 i comunisti Mao Zedong sconfiggono i nazionalisti Chiang Kai-shek, che si proclama la Repubblica Popolare Cinese, che c'è ancora oggi. Quindi a questo punto si creano due Cine, insomma, una Cina molto più grande che la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica di Formosa, che è oggi Taiwan. Mao, detto il grande timoniere, il famoso libretto rosso, aveva una serie di riforme tra cui la statalizzazione delle fabbriche e delle terre, sull'esempio dell'Unione Sovietica. Il governo fu semplificato, anche la scrittura fu resa più semplice, con caratteri più standardizzati. Unificò la lingua cinese, perché la lingua è un continente, quindi dalla Manciuria al nord al sud si parlavano, noi diciamo cinese, ma cinese vuol dire nulla come. Quindi unificò la lingua in un sistema scolastico che permise ai cinesi di imparare un cinese standard. Dopo la morte di Mao, avvenuta nel 1976, il governo avviò una politica di riforme protese ad avvicinare la Cina a un livello tecnologico produttivo e dei tre paesi più avanzati. L'economia è stata in parte liberalizzata, cioè si è abbandonata in parte l'economia di Stato comunista, e accanto alla proprietà statale oggi c'è la proprietà privata e si chiama il socialismo di mercato, c'è una via ibrida tra socialismo Le comuni vennero abolite nel 1984, le comuni agricole sul modello dell'Unione Sovietica, le fattorie agricole statali. La Cina oggi è una repubblica popolare in cui il partito comunista mantiene un potere controllo del potere politico. E rimangono limitazioni della libertà civile. Nel 1999 Hong Kong, che faceva parte del protettorato inglese, viene assorbita la Repubblica Cinese, ma ovviamente con standard di vita molto diversi da quelli praticamente inglesi di Hong Kong e quelli ovviamente della Repubblica Popolare Cinese Comunista. Le frazioni rimangono soprattutto con Taiwan, che Taiwan, che ovviamente senza l'appoggio degli Stati Uniti sarebbe stato Cuba, del Giappone, ovviamente la Cina ne rivendica il possesso, ma gli abitanti di Taiwan non sembrano molto convinti, quindi ovviamente anche se sono cinesi a tutti gli effetti, è un po'
ovviamente con una sproporzione di territorio immensa, la situazione tra Pakistan e India, ma lì in Pakistan e India le divisioni erano dovute a motivi religiosi e qui politiche. Qui c'erano sulla via della seta, ovviamente le vie carovaniere che nel Medioevo percorrivano distanze circa 8.000 km e portavano la seta fino in Europa, fino a quando alcuni religiosi occidentali, mi sembra tra il 5 e il 600, riuscirono a portare i bachi da seta in Europa e a sviluppare la coltivazione del baco da seta anche in Lombardia e in Italia, dove appunto in Lombardia si coltiva tranquillamente. Ovviamente Marco Polo è uno dei primi ad aver, non ad essere arrivato in Cina, ma ad averci dato notizie della Cina, consigliere del Gran Khan Kublai, rimase 17 anni alla corte dell'impero cinese, scrisse il libro Le meraviglie del mondo, ma non lo scrisse lui, ma il rusticello da Pisa che appunto mentre era in prigione a Genova, insomma, per passare il tempo si dedicarono a questa attività. Ovviamente questo mio breve riassunto è una cosa, io ho allargato un po' perché notizie del libro, ma ovviamente se ne potrebbe parlare per decenni, per mesi, insomma, della storia cinese, insomma, che è affascinante e merita di essere conosciuta perché noi abbiamo una visione della storia molto eurocentrica, ma in realtà la cultura cinese è una delle più affascinanti del pianeta.